Gloria a Dio, che il Signore vi benedica. Siamo ancora qui nel lungomare di Chiavari, vogliamo ancora diffondere la parola del nostro Dio, che è l'unica verità in mezzo ad un mondo di tenebre, e vogliamo nel nome del Signore diffondere la sua parola. Siamo qui in mezzo al popolo per predicare la parola di Cristo, che è la via, la verità e la vita. E lo dico apertamente, noi non ci vergogniamo del Vangelo. Guai a me se mi vergogno del Vangelo, del Signore. Vogliamo predicare ai quattro venti, in ogni angolo della terra. Alleluia. E dire a tutti che Gesù Cristo è meraviglioso, è la speranza per i peccatori. Lo vogliamo dire ancora in questo momento nel nome del Signore. Che Dio vi benedica, carissimi. Vogliamo dedicare qualche minuto alla parola di Dio. È una grande gioia ritrovarci in questo luogo per condividere all'aria aperta la parola del Signore, e a Lui, che è il Re dei Re, sia tutta la gloria, la lode in eterno. Cari, è ora che l'uomo, è ora che gli esseri umani si risveglino dal sonno, si risveglino da quel torpore che li sta dominando. C'è bisogno di avere fede, cari. Noi vi vogliamo incoraggiare ad avere fede in Gesù, il Figlio di Dio, non in una religione, non in una religione della domenica, ma avere fede in Gesù e nelle sue parole, cari. La parola di Dio è l'unica verità. Non vi ribellate alla parola del Signore, e vogliamo seguire l'esempio dei primi discepoli, dei primi apostoli, che predicavano in ogni luogo, e soprattutto vogliamo seguire l'esempio del Maestro, del Figlio di Dio, di colui che è venuto dal cielo ed è nato in questa terra. Dove è nato Gesù? A Betlemme. E lui è venuto a portare la luce. Ma vi voglio dire, non basta ricordarsi che Gesù è nato a Betlemme, non basta. Dobbiamo conoscerlo direttamente, avere un contatto, cari ragazzi, a tu per tu con il Signore. Ce l'avete voi questo contatto? Anche da Gioirino, una volta. Dove? A Santa Margherita da Gioirino, l'ho vista, ero lì. Ce l'avete un contatto col Signore? Cercate, cercate la sua verità, cercate la sua parola. La Bibbia dice che quando noi conosciamo la verità ci rende liberi, cari. Abbiamo bisogno di conoscere la verità. Voglio leggere un brano della Santa Parola di Dio dal Vangelo secondo Giovanni. Vogliamo leggere questo pomeriggio dal Vangelo secondo Giovanni. Alleluia! Chi ha orecchie da udire, oda! Ciò che ancora lo Spirito del Signore ci vorrà dire, perché ancora oggi il nostro Dio ci parla, carissimi, tramite la sua parola. Cercate la sua parola, cercate una Bibbia, leggete la Bibbia, non rimanete nel buio, nel sonno spirituale, come dicevo all'inizio, non rimanete nel torpore della carnalità, del materialismo, delle illusioni terrene. Risvegliatevi dal sonno, questo dice la parola di Dio. Io sono un predicatore del Vangelo e devo raccontare le verità del Vangelo. Nel Vangelo è scritto, cari, alleluia, risvegliati o tu che dormi e risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà. Ce lo dice la parola di Dio, lo dice nella Sacra Scrittura, risvegliati o tu che dormi. Oggi ve lo voglio dire, la maggior parte dell'umanità sta dormendo, non hanno fede, sono ciechi, sono duri di cuore, stanno dormendo in un sonno spirituale.
quando gli uomini non hanno fede dormono, sono dei, scusate la parola ma è la verità, dei morti che camminano, lo devo dire cari, ma il Signore con la sua parola ci vuole dare la vita, vuole illuminare il cuore nostro, l'anima nostra, vuole illuminare la nostra mente, togliere i cattivi pensieri, il peccato che ci domina. Gesù Cristo è venuto a risvegliarci, a risuscitarci. La parola dice chiaramente, cari, la parola di Dio lo dice. Chi vive nel peccato è schiavo del peccato. E il peccato ci allontana da Dio. Vivere nel peccato vuol dire vivere nell'incredulità, non seguire la retta via del Signore. Quanti uomini stanno vivendo nel peccato in questi ultimi giorni? Quante persone vivono nel peccato? Vivono senza fede, vivono solo nei piaceri terreni, nel materialismo, nei loro desideri carnali. Cari, sembrano parole dure, ma è la verità. L'uomo è diventato schiavo dei suoi desideri carnali. Ma la parola di Dio dice: risvegliati o tu che dormi. Perché i desideri della carne, sai dove ti porteranno? Cari, i desideri della carne, i desideri peccaminosi portano l'uomo all'inferno, ma il Signore non vuole questo per te, uomo, donna, il Signore non vuole che tu perda la tua anima nell'inferno, che tu perda la tua anima nel buio, seguendo le cattive strade, i cattivi desideri. Il Signore non vuole che vi perdiate, il Signore, alleluia, il Signore vuole che vi convertiate, non che vi perdiate. Il Signore vuole che ti converti. Forse mi dirai: ma io vado a messa la domenica. Ma stai seguendo Gesù tutti i giorni? Stai dedicando la tua vita a Gesù Cristo tutti i giorni? Non basta andare a messa la domenica. Tutti possono andare a messa la domenica, ma non tutti stanno camminando nella retta via. Noi dobbiamo camminare nella retta via, seguire il Maestro. Alleluia! Gesù ha detto, cari, io sono la via, la verità e la vita, lo dice. Per questo che diffondiamo la parola di Dio in questo modo. Perché il Signore ci spinge a diffondere la sua parola in un modo forte, alleluia, in un modo chiaro, all'infuori di ogni schema della religiosità. Quante religioni ci sono nel mondo? Ma ti voglio dire, c'è solo una verità. Non è una religione che ti salva, non è il cattolicesimo, non è l'islam, non è il buddismo, non è il protestantesimo, non è essere testimoni di Geova che ci salva, no, chi ci salva è Cristo, e noi siamo qui per elevare il nome di Cristo, alleluia, per dire a tutti: Cristo è la salvezza, peccatori e peccatrici, avvicinatevi a Cristo, vecchi, bambini, poveri, ricchi, avvicinatevi a Cristo. Cristo è la vita eterna, Cristo è la luce. Non siamo qui a parlare di una religione, no cari, religioni ce ne sono tante, troppe, ma c'è solo un Dio e una verità. Ascolta caro, e ti voglio dire, non tutte le religioni portano a Dio, anzi nessuna religione ti porta a Dio. Chi ti porta a Dio è Cristo Gesù, il Figlio di Dio. Alleluia! Lui è la via, benedetto sia il suo nome, la verità e la vita. E noi lo dobbiamo predicare in ogni luogo, cari. Vedete,
Dio mi ha messo un pensiero, io lo dico con ogni autorità. Nelle strade si fa ogni tipo di male, nelle strade spacciano la droga, rubano, bestemmiano, si prostituiscono, nelle strade ammazzano, fanno il male. Non posso io predicare per le strade? Chi è che mi può proibire di predicare? Se in giro ci sono quelli che fanno il male nelle strade, rubano, spacciano droga, fanno il male all'aria aperta, si prostituiscono, come ho detto, quante malvagità ci sono per le strade. Noi non possiamo predicare per le strade? Certo che possiamo, anzi il mondo ha bisogno di udire questa santa predicazione. Il mondo, l'Italia, tu e io abbiamo bisogno di udire questo santo messaggio da parte di Dio, il messaggio del Vangelo, il messaggio della fede, alleluia, il messaggio del perdono di Dio, che Dio ha dato il suo figlio che è morto su una croce per noi. Guardate che grande amore, Gesù è morto sulla croce per liberarci dai legami del peccato. Tutti noi eravamo prigionieri del peccato, eravamo prigionieri della nostra durezza di cuore, ma il figlio di Dio, ascoltate, questo è il grande messaggio, il figlio di Dio, Gesù Cristo, è venuto dal cielo per salvare i peccatori. Quanto bisogno che abbiamo del Vangelo, cari. È la più grande ricchezza. Non vi affannate per le cose terrene. Non vi affannate per le cose di questo mondo. Per le cose materiali. Tutto passerà. Vi voglio dire questo nel nome del Signore. Tutto passerà. Non vi affaticate per le cose terrene. Non pensate solo alle cose terrene, pensate alla vita eterna. Ci stai pensando alla vita eterna? Ci stai pensando alla tua anima? Forse non ci pensi più, ecco perché Dio manda qualcuno a ricordartelo. Questo pomeriggio Dio ci ha mandato qui per ricordarti di pensare alla vita eterna, visto che non te lo ricordi più. Ma il Signore questo pomeriggio ti manda un messaggio dal cielo. E vi voglio dire con franchezza, io non sono nessuno, ma la parola di Dio è tutto. Alleluia. Io non sono nulla, ma Lui è tutto. E vi voglio dire, ricordatevi di Gesù. Cercate Gesù, non trascurate la vostra anima, non trascurate la vostra vita spirituale, cari, ascoltate questa parola, non trascurate la vostra anima. Il mondo passerà. I piaceri del mondo passeranno, le ricchezze del mondo finiranno, tutto finirà e noi stessi siamo di passaggio. Guardate che grande amore di Dio, che Dio ci sta mandando la sua parola, cari, come Dio la mandava con urgenza ed insistenza tramite i profeti. Dio, dice la Bibbia, tramite i suoi profeti, ai tempi del popolo di Israele, mandava con urgenza ed insistenza la sua parola. E ancora oggi, perché Dio ci ama, il Signore che ti ha creato, te lo voglio ricordare, il Signore ti ha creato. Tu non sei un frutto dell'evoluzione, non vieni dalla scimmia. Il Signore ti ha creato. Alleluia.
il Signore Dio ci ha creati. Lo state onorando? Alleluia! Lo state adorando? State amando il Signore che ci ha creato? Lui ci ha creati, amati concittadini. Lui ci ha creati e Lui ci ama, dice la Scrittura. Dio non è un Dio lontano, indifferente, che non importa i bisogni dell'uomo. Dio è amorevole, alleluia. Dio è compassionevole e Lui cerca la sua creatura per riportarla vicino a sé. Perché noi ci siamo allontanati da Dio. Quando dico noi, mi riferisco al genere umano. Noi ci siamo allontanati da Lui perché siamo peccatori. Tutti gli uomini hanno peccato, dice la Bibbia. Tutti abbiamo peccato, tutti ci siamo ribellati, tutti. E ti voglio dire, ci sono due tipi di peccatori. Peccatori che si sono pentiti e si sono convertiti, ma ci sono anche dei peccatori che sono ancora ribelli. Peccatori che non si vogliono pentire. Che tipo di peccatore sei? Che tipo di peccatrice sei? Sei un peccatore che riconosce il suo bisogno di Dio? Hai già chiesto perdono al Signore? Questo è importante, è una questione di vita o di morte. Cari cittadini, chiamali, e cari che siete di fuori, chiedere perdono a Dio e convertirsi a Dio è la cosa più importante. È una questione di vita o di morte. Non è uno scherzo. Io non sto scherzando qui. Non sto facendo uno show, una sceneggiata qui. Sto predicando il Vangelo di Gesù Cristo. È la parola dell'amore di Dio. Quanto bisogna parlare, cari, dell'amore di Dio. Quanto bisogna parlare della sua misericordia per aggiungere la nostra vita. Quanto bisogno che abbiamo della luce del Signore, che ci illumini, che ci liberi da queste tenebre, che ci liberi dal buio di questo mondo, che ci liberi dalla confusione di questo mondo. Abbiamo tanto bisogno della luce. Alleluia. Gesù dice, cari, Gesù Cristo dice, carissimi, io sono la luce del mondo, dice il Signore, il Messia, il Figlio di Dio. Lo ha detto Gesù, non sono le mie parole. Io sono un umile messaggero del grande Re. Alleluia! E Lui ritornerà presto. Mettiti a posto davanti a Lui. Metti la tua vita in regola davanti a Lui. Perché verrà un grave giudizio, un severo giudizio sui ribelli e sui malvagi. Verrà un giudizio terribile. Voi ora scherzate, ma io vi voglio avvertire, non scherzate con questa parola. Sono serio, eh? Sto parlando solennemente da parte di Dio. È meglio per voi stessi che non scherzate con la parola di Dio. Perché verrà un grave giudizio, perciò pentitevi, convertitevi all'amore di Dio, accettate la sua verità, riconoscete che Lui è il Signore, alleluia, il grande Salvatore, non ci sono altri dei al di fuori di Lui, per questo che lo grido con forza, dovrei aver paura di tentare, no? Sono i malvagi che devono avere paura, non noi.
quelli che rubano, uccidono, tradiscono la moglie, si drogano, loro devono avere paura, perché se muoiono vanno all'inferno, ma non noi. Noi dobbiamo predicare in ogni luogo la parola di Dio, perché Dio vuole redimere le vostre vite. Dio ci ama, cari, e Dio non vuole che ci perdiamo nelle tenebre. Noi diffondiamo con ogni mezzo questa parola. C'è mia moglie che sta registrando, perché questi messaggi, lo dico apertamente, li diffondiamo su internet. Sapete perché? Internet, il diavolo vuole usare internet per corrompere le persone. Pornografia, violenza, quanta violenza c'è su internet, film pieni di sporcizia, di immoralità. È la verità, cari. Film pieni di adulterio, di cattivi esempi ai bambini, perfino i cartoni animati. Guardate che è vero, cari, aprite i vostri occhi. Perfino i cartoni animati sono pieni di violenza, di cattiveria, di mostri che si uccidono, si picchiano. E poi ci lamentiamo della criminalità che c'è in questa società. Se fin da piccoli i bambini crescono con quelle cose, quanti film pieni di immoralità, di peccato, di ingiustizia, di adulterio, di violenza, quanti film che sono spazzatura ci sono in giro in televisione e su internet. Ebbene, il diavolo vuole usare internet per rovinare le persone, ma noi usiamo internet per diffondere il messaggio del Vangelo. È per questo che stiamo registrando. Noi mandiamo questi messaggi anche su internet e vi voglio dire, tanti stanno ascoltando la parola del Signore, perché l'uomo si deve accorgere, si deve risvegliare, deve capire che abbiamo bisogno del Signore, che senza di Lui, cari, senza di Lui siamo persi, senza di Lui siamo smarriti. Riconoscete che è la verità? Vedete la società moderna, cari, sta affogando in poche parole. C'è un mare di confusione, un mare di peccato, la malvagità aumenta, la crisi. Non c'è più stabilità, matrimoni distrutti, famiglie. Il male vuole distruggere, cari. Sapete perché? Perché gli uomini si sono allontanati da Dio. Qual è la soluzione ai problemi dell'umanità? Che ci riavviciniamo a Dio. Alleluia! Che ci accostiamo a Lui. Lui è la speranza per il mondo. È Gesù Cristo la speranza per il mondo. È Gesù Cristo la luce del mondo. È Gesù Cristo, lo dice la Bibbia, il Salvatore del mondo. È Gesù Cristo il Redentore del mondo. Lui è venuto a guarire. Gesù Cristo è stato mandato da Dio Padre. Dio Padre ha mandato il suo Figlio con lo scopo di salvarci e di guarirci, di liberarci, di aprire i nostri occhi, di cambiare il nostro cuore di pietra e di darci un cuore di carne. Lo dice la Bibbia, questo non lo può fare la religione. Nel mondo ci sono centinaia di religioni, ma non c'è nessuna religione che può cambiare il cuore di pietra. Non lo può fare una religione della domenica, un rito, non lo può fare una cerimonia, una statuetta. Soltanto il Dio onnipotente, che non è una statuetta, è spirito. Dio è spirito, questo devi capire. Devi permettere che Dio entri dentro di te. Dio vuole entrare dentro di voi. Vuoi aprire la porta del tuo cuore a Dio?
se tu ricevi Dio, ricevi la vita. Se lo lascerai fuori dal tuo cuore, andrai verso la morte. Questo dice la parola di Dio, cari. Il Signore dice nel libro dell'Apocalisse, capitolo 3, alleluia, capitolo 3, versetto 20, dice il Signore: io sto alla porta e busso, se qualcuno ode la mia voce, ascoltate, dice il Signore. Questa parola vale per voi e vale anche per me e per tutti. Il Signore sta alla porta del nostro cuore e Lui bussa. Lui dice: io sto alla porta e busso. Il Signore sta bussando alla porta del tuo cuore anche in questo momento, per mezzo di questa parola, cari. Il Signore bussa alla porta del nostro cuore. Se noi gli apriamo il cuore, se voi gli aprite la porta, Lui entrerà dentro di voi con la sua luce, alleluia, con la sua benedizione, con la sua grazia, con la sua forza, perché Lui è il re dei re. Lui dice, cari: ecco, io sto alla porta e busso, chi ode la mia voce e apre. Devi aprire la porta. Il Signore sta bussando, Lui bussa, Lui dice: apri il tuo cuore, credi, non dubitare, credi. Abbi un cuore umile, cercate il Signore, cari, cercate il Signore. Vogliamo leggere per finire dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo... Ho finito la rivoluzione, se lo sapevo le portavo. Alleluia, dal Vangelo secondo Giovanni, ancora 5 minuti. Vogliamo leggere questa parola prima di finire, cari? Vangelo secondo Giovanni, capitolo 8, leggete insieme a noi, cari. Leggete la parola del Signore. Leggiamola insieme e cresceremo insieme. Alleluia. Gloria a Dio nel nome del Signore. Vangelo, vogliamo leggere capitolo 8, venite pure ragazze, leggiamo insieme la parola di Dio. Sono occhio di freddo. Vangelo così. Di Giovanni, capitolo 8. Versetto 12, e c'è